Ciao ragazzi, sono Marco e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andiamo a parlare di grip socks, cioè quelle calze con dei gommini antiscivolo nella parte della suola per garantire maggiore stabilità e aderenza all'interno dello scarpino. Per approfondire meglio il tema sono andato dai ragazzi di SocksMe, una piccola azienda che sta producendo calze antiscivolo da pochissimo tempo ma di ottima fattura. Vi lascio all'intervista. Innanzitutto presentatemi. Io, piacere, sono Fabrizio De Stefano. Io sono Davide De Stefano, suo fratello. Allora, com'è nata l'idea del brand? Allora, diciamo, l'idea del brand è nata l'anno scorso, durante la zona rossa. Un periodo in cui non giocavamo con continuità a calcio, noi due giochiamo a pallone per via del Covid, appunto, quindi eravamo sempre in mezzo agli stop per dei positivi e dovevamo fare il tampone e di conseguenza la quarantena. Noi abbiamo sempre avuto un problema con i calzini, noi abbiamo sempre usato grip socks di altre marche sul mercato e dopo poco tempo ci si rompevano sempre e quindi abbiamo deciso insieme, senza parlarci, ci siamo guardati e ci è venuta quasi nello stesso momento la stessa idea di fare dei calzini nostri. E così abbiamo iniziato a studiare come fare e abbiamo iniziato a cercare delle aziende in tutto il mondo per vedere quale appunto poteva darci il miglior prodotto possibile da mettere sul mercato. Perché scegliere le calze tecniche? Cioè, cosa cambia da una calza normale? Usare una calza normale, usare una grip socks cambia molto a livello di prestazione perché il grip del piede all'interno della scarpa è molto importante, sia per evitare vesciche magari a inizio stagione. Sappiamo, chi vive il mondo del calcio sa che è brutto doversi fermare a inizio preparazioni per una semplice vescica quando magari fisicamente si sta bene. E quindi cercare di evitare questo è già importante. Poi quando si ha un appoggio ben saldo, quando durante i cambi di direzione il piede non slitta all'interno della scarpa, questo mantiene comunque il piede più stabile e di conseguenza anche la caviglia. Quindi può evitare infortuni, infiammazioni alla caviglia, infiammazioni al tendine di Achille e di conseguenza al polpaccio. Quindi diciamo è una concatenazione di eventi. Con un piccolo accorgimento si può dare molta più continuità alle proprie prestazioni e oltre che comunque a un fattore di comfort. Quando se ne può trarre beneficio? Quando indossare la calza? La nostra calza è stata progettata per tutti gli sport, è utilizzabile nel nostro caso principalmente nel calcio, ma sponsorizziamo anche atleti di padel, basket, tennis e tutti, diciamo, gli sport che implicano uno sforzo a livello fisico. Abbiamo pensato anche a un design accattivante, appunto per rendere la calza utilizzabile anche negli outfit di tutti i giorni. Come si abbinano le vostre grip socks? Questa è la domanda. Diciamo che ormai il modo in cui vanno usate le grip socks, almeno nel mondo del calcio, lo sanno più o meno tutti. Negli allenamenti non ci sono obblighi, non c'è il direttore di gara, quindi si possono indossare benissimo senza problemi, a discrezione poi delle varie società per il logo e tutto. In partita ovviamente diventa un po' più difficile perché bisogna tagliare la calza da gara, il calzettone nella parte sotto, infilare prima la calza e poi far scivolare sopra la calza lunga in modo da coprire, poi si può tutto legare col nastro sulla caviglia in modo da coprire eventuali loghi o colorazioni che non si possono vedere perché non sono in linea con o dello stesso colore del calzettone lungo, in modo da risultare regolamentari per il direttore di gara. Però è un metodo semplice, comodo e inoltre sappiamo tutti che le calze che si usano in partita non sono le stesse che si usano durante l'allenamento, quindi avere una calza comune che si usa sia durante l'allenamento che durante la partita è una cosa molto importante perché tu ti abitui a giocare in un certo modo, con un certo comfort, con una certa sensazione all'interno della scarpa che poi bisogna riportare anche in campo la domenica, cosa che non sempre è possibile quando si usano calze diverse, che sembra una cosa molto banale, ma anche lo spessore della calza, il materiale, le nostre calze appunto studiate con dei materiali apposta che le rendono traspiranti e molto elastiche, oltre che molto morbide. Quindi sono, diciamo, perfette sia per l'allenamento che per la gara. Quali sono e quali sono state le difficoltà di creare un vostro brand? Noi siamo partiti da più o meno da inizio giugno con Instagram, abbiamo una pagina Instagram di SocksMe, nel quale appunto pubblichiamo tutte le foto delle calze appunto da quel periodo. E diciamo che inserirsi nel mercato non è stato facile.
Inizialmente le vendite erano abbastanza poche, abbiamo fatto fatica a farci conoscere, abbiamo diciamo contattato tutti i nostri amici nel mondo del calcio, giocando entrambi a calcio appunto ne abbiamo tanti, e piano piano abbiamo espanso la nostra community, siamo arrivati anche a inviare calze in tutta Italia, anche all'estero, in Francia, in Spagna, in varie regioni del mondo. E diciamo che appunto ci basiamo tanto sulla sponsorizzazione di calciatori importanti come Nicolò Rovella, vari giocatori di Serie B, giocatori di Lega Pro, sono tutti comunque ex compagni o avendo anche contatti con i nostri procuratori ci aiutano in questa cosa. Abbiamo anche ragazze di Serie A nel calcio femminile, della Sampdoria, Elena Pisani, che è seguita dal mio procuratore. E quindi diciamo che siamo stati facilitati all'entrare in questo mercato, perché noi viviamo la quotidianità del calcio da ormai anni ad un certo livello, e quindi abbiamo una rete di contatti molto ampia, quindi sicuramente abbiamo studiato bene il prodotto e conosciamo bene il mercato in cui inserirlo, avendo anche utilizzato questo tipo di calze per anni, quindi sapevamo quali erano i difetti, quali erano le cose che volevamo cambiare, e abbiamo pensato appunto a quello che volevamo noi in primis, creare un prodotto che sarebbe servito per prima cosa a noi, per migliorare le nostre prestazioni e per avere una calza di maggior qualità e che durasse di più nel tempo. Abbiamo iniziato a studiare i problemi e cercato di risolverli, e poi le difficoltà maggiori diciamo che sono state quelle di trovare l'azienda che facesse le calze come volevamo noi, e diciamo che poi i tempi di attesa per le consegne, perché arrivano dall'estero, sono molto lunghi, e per il resto è stato abbastanza naturale. Sì. Quali sono i vostri più grandi brand ambassador? Allora, diciamo che per dare un certo peso al nostro brand abbiamo scelto dei volti nel mondo dello sport, in questo caso nel mondo del calcio, abbastanza importanti, e come dicevo prima la nostra rete di contatti è molto ampia. Per esempio Nicolò Rovella era un mio ex compagno di squadra, abbiamo giocato nello giovanili all'Accademia Inter per 6 anni credo insieme, e un grande amico che ci sta aiutando appunto nel nostro percorso. Come altri ragazzi, per esempio abbiamo anche Elena Pisani, giocatrice di Serie A femminile nella Sampdoria, che è seguita dal mio procuratore, anche con ex compagni che giocano in Lega Pro o giocano in Serie B. Poi col passaparola il prodotto è un prodotto che vale e che sta piacendo molto anche ai nostri ambassador, e quindi poi col passaparola stiamo crescendo sempre di più. Sottolineare un caso appunto dei nostri ambassador, che è quello di Nicolas Galazzi, un ragazzo giovanissimo che lui ha avuto la possibilità di giocarci insieme appunto in Serie D a Fanfulla, che è arrivato a esordire in Serie A con la maglia del Venezia insieme a noi, appunto aveva le nostre calze indosso al Diego Armando Maradona contro il Napoli. È stata emozionante anche per noi vedere le nostre calze in uno stadio così importante. Ora lui gioca alla Triestina in prestito in Lega Pro, però sicuramente avrà un futuro più che roseo, speriamo, con le nostre calze. Beh, visto che me l'avete servita sul piatto d'argento, com'è stato vedere le vostre calze magari in TV? Cioè, accendi Sky, ti trovi... È stato molto appagante, perché da quando abbiamo iniziato a mettere le nostre calze nel mercato e quindi a mostrarle al mondo, diciamo, è passato relativamente poco tempo da quando appunto abbiamo visto le nostre calze esordire in Serie A insieme a Nicolò Galazzi. È stato strano, però bello, sicuramente ricapiterà. Vabbè, Rovella ha giocato anche in nazionale comunque con l'Under 21, ha fatto un bel... Poi sicuramente le vedevate anche nelle foto Instagram. Sì, sì, sicuramente. Anche Michele Di Gregorio, portiere del Monza. Sì. Qual è il vostro portiere preferito? Portiere diciamo più importante che in questo momento ha usato le nostre calze è Michele Di Gregorio, portiere del Monza, sicuramente un portiere incredibile che secondo me presto vedremo anche in Serie A, ha una fisicità assurda, reattività incredibile, sicuramente farà cose importanti, se non con il Monza da qualche altra parte sicuramente. Parlatemi di voi, dove giocate? Io gioco nel Livorno,
diciamo che sto contribuendo, spero di contribuire alla rinascita del nuovo Livorno. So che sappiate tutti quello che è successo l'anno scorso. Dire che è un'esperienza unica, oltre veramente alla categoria, perché il calore della città, l'amore che hanno verso la maglia Amaranto è una cosa che non mi aspettavo di percepire così velocemente nella categoria dei dilettanti soprattutto. Io invece gioco, questo è il mio secondo anno, a Legnano, una società di Serie D, e attualmente stiamo affrontando il girone B di, appunto, di questa categoria. Entrambi terzini. Entrambi terzini, destro o sinistro? Io sinistro, lui abbastanza. Io entrambi. Tutte e due. Ci è capitato anche di giocare insieme, giocavamo l'anno scorso insieme nel Legnano. L'anno scorso giocavamo insieme nel Legnano. Quali sono i vostri progetti futuri? Diciamo che di Sox Me ha delle grandi novità che non sono ancora state annunciate. La prima volta che ne parliamo appunto in questa intervista. Allora, come primo obiettivo avevamo quello di fare altre colorazioni delle nostre calze, quindi arrivare al giallo, al rosso, al blu, al verde, in modo che di evitare i problemi appunto di colorazione del calzettone, cercare di riuscire anche a nasconderlo il meno possibile, per appunto questione di regolamento da gara. Inoltre inizieremo presto a produrre i parastick con la collaborazione di Asgrati, potete cercarlo appunto anche loro su Instagram. Diciamo che sono molto molto morbidi e pieghevoli, quindi si possono adattare a qualsiasi tipo di gamba, sono leggerissimi davvero, fatti a mano, molto leggeri, sono molto piccoli e devo dire che con le nostre calze si sposano perfettamente. Dove potete acquistare i vostri prodotti? Le nostre calze sono acquistabili sulla nostra, tramite la nostra pagina Instagram, infatti abbiamo creato un sito web apposito aggiungibile appunto dal nostro Instagram di SoxMe. Sono disponibili attualmente nelle colorazioni bianche e nere e hanno un prezzo di 14,99€. Ci vediamo su Instagram. Bene ragazzi, spero che vi sia piaciuto, vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, ringrazio ancora i ragazzi di SoxMe per l'opportunità. Qua da Marco è tutto,